I cavalli sono in partenza. Partiti. Il leggero in vantaggio si porta Lucifero, poi lungo la corda risale Shorty, mentre a largo avanza AM Malone, che ora figura in leggero vantaggio su Lucifero, che ha all'interno Shorty, in quarta posizione all'esterno il Carbonaro, avanti a King Lasen, Tagore e via del campo, tutti ben riuniti all'imbocco della curva di fondo, con AM Malone che è sempre leader. Ora si propone all'esterno in seconda posizione il Carbonaro, che ha scavalcato Lucifero, che ha all'interno Shorty, quindi King Lasen, Tagore e via del campo, sempre ben riunito il gruppetto alle spalle di AM Malone, che prosegue in vantaggio e si sposta al centro della pista all'ingresso in retta d'arrivo. Al suo interno figura Shorty, mentre in seconda linea segue Lucifero, con vicino il Carbonaro, a largo Tagore, via del campo in coda. Siamo a 400 dal palo. In leggero vantaggio AM Malone, attaccato all'interno da Lucifero, quindi più a largo Tagore, segue il Carbonaro, a 200 dal palo AM Malone sotto l'attacco deciso di Tagore e Lucifero, i tre sono in lotta, AM Malone si mantiene sempre in vantaggio e nel finale sfugge agli avversari. AM Malone si impone nei confronti di Tagore, che sul palo appariglia Lucifero per il posto d'onore. Quarto il Carbonaro. Andiamo a rivedere le immagini. Dario Vargiu, che ha montato AM Malone, si è imposto con il numero 3, precedendo l'1 di Tagore e il 2 di Lucifero, poi Shorty al quarto posto. Quindi 3-1-2 il probabile e ufficioso arrivo della seconda corsa di Napoli.